Assolutamente. Ma poi io penso che bisognerebbe un attimo mettersi dall'altra parte, cioè il problema si potrebbe tranquillamente bypassare sia per quanto riguarda l'assistenza alle persone disabili, ma anche per quanto riguarda l'affettività, il convegno che dici tu, cercando di mettersi dall'altra parte e mettersi proprio nei panni di una persona disabile e dire forse se mi metto io su una carrozzina, forse se mi metto io in un corpo, diciamo che in quel momento ha delle limitazioni, ma non per questo non è vivo. C'è bisogno di una parolina magica che dovrebbe riuscire ad entrare nel cranio, nella testa di tutte le persone, che è l'empatia. Purtroppo nel nostro mondo pazzo c'è poca empatia, invece dovrebbe esserci più empatia, che l'empatia aiuta le persone, soprattutto aiuta i diversi, perché immedesimarsi nell'altro, se è diverso, è molto complicato. Per esperienza personale, e penso anche per tua esperienza personale, io ho letto il tuo libro, Chi ci capisce è bravo, che io adesso voglio far vedere che noi ce lo abbiamo qua, io l'ho letto, è davvero un libro molto interessante. Spieghi proprio questo, cioè spieghi che non bisogna sicuramente rassegnarsi, che le cose se ci si mette impegno, questo te l'hanno insegnato i tuoi genitori, questo, almeno dal libro si evince questo, si riesce a fare qualunque cosa, a smuovere le montagne. È quello il senso, cioè metterti in condizione di riuscire a fare la tua vita. Cioè, un disabile non deve essere una persona abbandonata a se stesso, abbandonata alle cure di qualcuno, ma deve essere messa in condizione di poter, diciamo, vivere la propria vita in piena autonomia. Sì, certamente, quello che ha detto l'altra parolina magica, che è autonomia, perché tutto lì è che se una persona aveva una disabilità, che però non riesce ad ottenere la sua autonomia, è bloccata. Che invece la persona con disabilità deve prima accettare la sua disabilità e poi trovare i metodi per ottenere una maggiore autonomia. Possono essere gli ausili come la carrozzina, come il respiratore polmonare, ma può essere pure con lo studio affermarsi nella propria vita sociale, frequentare le altre persone, fare politica, fare sport. C'è tutto un mondo che deve essere conquistato con la propria autonomia. Io poi, leggendo sempre il tuo libro, si evince, diciamo, da subito che tu, è vero che hai scoperto da piccolino, i tuoi genitori hanno scoperto da piccolino, diciamo, la tua disabilità e piano piano tu sei riuscito a comprenderla nell'arco degli anni. Quello che molte volte non capiscono le persone che forse sono dall'altra parte è che si può anche diventare di colpo disabili, cioè essere tra virgolette normodotati e di colpo per un incidente, vuoi per una malattia debilitante, ma vuoi anche per la vecchiaia, essere disabili in qualcosa e quindi essere da questa parte, ovvero quella di chi non si vede riconosciuto un diritto che poi è sancito dalla Costituzione, dall'articolo 3 della Costituzione, che ci dovrebbe vedere tutti uguali dinanzi alla legge. Allora, c'è maggior di debiti, scongiuri, possiamo dire che la disabilità è dietro l'angolo, come d'altronde, come la morte, la disabilità, le brutte cose sono sempre dietro l'angolo. La disabilità io non augurerei a nessuno, però quando si vive una disabilità deve essere affrontata nel bene che nel male, finché morte non ci separe. Sì, diciamo che questo è un concetto filosofico, però è un concetto anche realistico, perché tu la vivi sulla tua pelle, però ognuno di noi, io lo penso anche sulla questione dell'invecchiamento, cioè quando siamo giovani pensiamo che il tempo sia illimitato, più andiamo avanti con gli anni e più ci rendiamo conto che magari ci fa male la schiena, non vediamo più come una volta e magari abbiamo degli ausili come gli occhiali, come in certi casi anche dei busti e queste sono le cose piccole. Però se nel grande uno fa un incidente o diventa cieco, come è successo ad esempio a una mia amica che ha perso la vista in tarda età, dopo i 40, bisogna ricominciare da zero. E allora si rivede l'aspetto della disabilità in chiave personale.
e si vede che i veri disabili siamo noi dall'altra parte, cosiddetti normodotati, ma non ci credo, che non vediamo l'altro. Certo, l'importante è questo. Anch'io ho un amico che era campione di motocross e si è ritrovato a 40 anni con tre figli e una moglie, che a vivere la propria disabilità, che essendo paraplegico. Purtroppo la disabilità c'è, quando c'è va affrontata, che non è una, per forza una cosa brutta. Che conosco tanta gente che vivendo una disabile ha trovato una nuova forza. Nella propria vita ci sono anche persone che hanno cambiato in positivo la loro vita, che cioè prima vivevano una vita sgraziata, adesso grazie alla disabilità che hanno acquisito una nuova consapevolezza, una nuova voglia di vivere. 8 settembre 2017, ore 16:30, presso il Grand Hotel Lamezia. Seminario intitolato L'affettività delle persone con disabilità, hashtag amore libero, per liberare l'amore che rompere i tabù. Libera l'amore e rompi i tabù. Vieni anche tu l'8 settembre 2017 alle ore 16:30 presso il Grand Hotel Lamezia.